Buongiorno a tutti, cari amici, siamo nella piazza Falcone Borsellino, qui a Corleone, un paese che ho sempre stimato perché qui vi è un mondo agricolo altamente specializzato. Bisogna venire a Corleone per vedere al mattino cosa accade alle 4:35 e quanti trattori escono per andare a lavorare, che nel mondo si dica di Corleone, perché le cose vanno chiamate con il loro nome. Tra pochissimo inizierà il comizio del popolo dei Falconi e seguirà anche il comizio di Grillo. Continuate a seguirci. La Sicilia un poco meno, ma nella parte orientale c'erano 1 milione di persone per strada. Ed è stato anche molto bello, con grande solidarietà. La gente non si lamentava per i Falconi, si lamentava perché non si può più vivere. Se avessimo continuato per un'altra settimana, ma che volete, mancanza di esperienza, la preoccupazione che qualcuno ci facesse scappare il morto per dire peste e corna ai Falconi, comunque lì non ce la siamo sentiti, era la prima volta. Dopo la manifestazione di gennaio ce n'è stata un'altra il 6 marzo con una marea, un fiume di persone. Lì siamo stati finalmente ricevuti nel famoso tavolo tecnico, perché questi politici da quattro soldi sono bravi a fare i falegnani, fanno solo tavoli tecnici che non servono a nulla, dove lì abbiamo parlato e messo sul tavolo le nostre richieste. Sostanzialmente cosa abbiamo chiesto per la Sicilia? Uno, la defiscalizzazione della benzina. Mi sembra che dopo il 6 marzo siamo arrivati ad avere la benzina vicino ai 2 euro, quindi se ne sono fottute la grande. Due, il congelamento momentaneo delle cartelle esattoriali, perché a tutti noi adesso sta antipatico un personaggio, il postino. Una volta il postino portava le lettere d'amore, adesso il postino ogni giorno riporta le cartelle esattoriali e noi lo detestiamo, ma non è colpa sua, è colpa di una società privata schifosa che si chiama Serit. E quando abbiamo posto il problema della Serit all'ARS, all'Assemblea Regionale Siciliana, ci siamo accorti che questi pusillanimi dei 90 nostri deputati non sapevano nemmeno che il tasso di interesse che la Serit applica arriva al 36%, ed è schifoso e vergognoso. Poi ci parlano di mafia a noi in Sicilia, quando lo zio Totò, lo zio Peppino ti prestano i soldi al 15%. Cazzo, sono dei signori rispetto che al 36%. Non è possibile continuare così. Abbiamo posto sul tavolo anche la legge antitaroccamento. Sappiate che dalla Sicilia si produceva tantissimo. Ebbene, ci sono aziende estere, cinesi, ucraine, dell'est, che con politici collusi e schifosi fanno arrivare qui i prodotti come se fossero fatti in Sicilia, mettono il bollino made in Sicily e li rispediscono fuori con un danno enorme. Sapete la contravvenzione quant'è? Specialmente qui a Corleone, che è un grosso paese agricolo. Bene, l'ammenda che si paga è 600 euro, senza nessuna ricaduta nel civile o nel penale, solo 600 euro. Abbiamo chiesto di portare la multa sulla legge antitaroccamento a 60.000 euro, non l'hanno voluta fare. E allora ci siamo accorti in quell'occasione che la classe politica siciliana tutta è formata da 90 disonorevoli signori, che abbiamo visto e rivisto per tanti anni sulla scena politica siciliana. E i Falconi, costi quel che costi, a pedate nel culo, li manderanno a casa il più possibile. Dopo questo comizio ci sarà il comizio del Movimento 5 Stelle. Ci hanno detto che arriverà qui Beppe Grillo. Il 5 Stelle non è per nulla il nostro avversario politico, anzi, li stimiamo, sono giovani, talentuosi e bravissimi. E sono certo che tra Falconi e 5 Stelle tanti disonorevoli non andranno più a scaldare le loro schifose chiappe sulle poltrone dell'ARS. E questo è un fatto che noi vi promettiamo.
Che analisi va fatta? L'analisi va fatta sulle persone. Corleone, un paese a vocazione agricola, dipinto sempre con l'effigie della mafia, e così non è. Io ho tanti amici a Corleone, tanta gente che ha trattori. Stiamo facendo un video, in apertura dico, bisogna venire a Corleone la mattina alle 4:30, 5 e vedere quanti trattori escono per andare a lavorare in campagna. Ma a tanti fa comodo così. Fa comodo a tutti quei personaggi squallidi che godono dell'antimafia. Intanto quelli che hanno perso amici e parenti, anzi parenti, e sono diventati qualcuno grazie alla morte dei loro cari. Rita Borsellino, Sonia Alfano. Quando la Sicilia doveva essere presente con questi soggetti a Bruxelles per la tutela delle nostre arance, e invece lì hanno votato la tutela delle arance del Marocco. La signora Borsellino e la signora Alfano erano a casa loro o a fare shopping o non so che cacchio facessero, ma non erano a Bruxelles, sono eurodeputati italiani e siciliani. Questa è gente che deve andare a casa, ma fa parte di un rituale creato dalla partitica dove c'è un casino, la destra con la sinistra con la destra, non ci sono più ideologie, ci vogliono le idee, e le idee ce le hanno le persone che sono chiamate ogni giorno ad aprire e alzare la sala cinesca e vedere quanti debiti hanno piuttosto che quanti utili, e i giovani. E in questo Forconi e 5 Stelle la faranno da padrona, perché anche voi che vi tenete lontani, perché se vi vede l'amico della segreteria di Cascio che vedo lì, sul quale adesso vi racconterò due cosettine, o chi ha Cracolici dall'altra parte, non può far vedere che in effetti la pensa come noi. E questo è molto disonorevole. In questi giorni i Forconi si stanno divertendo ad organizzare gruppi di disoccupati senza tetto, gente che ha fame e che non può cucinare, e li stiamo portando alle, le chiamano convention, alle riunioni che i politici continuano a fare private, perché sulle piazze non viene nessuno, tranne Forconi e 5 Stelle, nessuno va sulla piazza perché la gente gli tirerebbe uova, pomodori, bulloni e immondizie. Perché questa gente merita soltanto questo, lo sanno, e fanno incontri privati che pagano con i nostri soldi. E allora i Forconi portano a queste convention per l'80% la presenza di gente che non arriva a fine settimana. Vanno lì, mangiano, ascoltiamo le minchiate che questa gente dice e poi con la telecamera gli diciamo: carissimo amico, grazie perché abbiamo mangiato con i nostri soldi. Questa è gente che si sta godendo questa bella giornata e non ti voteranno. Dovreste vedere la faccia che fanno, si sentono male perché poi devono pagare il conto. Questa azione dei Forconi si chiama mangiamo da chi ci ha mangiati. Noi ci siamo stancati, abbiamo deciso di alzare la testa con grande orgoglio e uno scatto veramente di uomini e donne siciliani. Ricordatevi, la storia insegna, quando parte la Sicilia si capovolge il mondo. È vero, siamo considerati dei pecoroni che andiamo perché abbiamo bisogno di capire bene le cose, di vederle, di capire chi realmente fa sul serio, ma quando si imbraccia un Forcone come questo che ha 120 anni e che ha lavorato e che a questi 90 politici li manderei a zappare le vigne di qualcuno o i campi di altri per almeno anni pari a ciò che hanno fatto, cioè che non hanno fatto nulla, questo Forcone è segno di fatica, di sudore e di gente che sa cosa vuol dire portare la pagnotta a casa. Loro non lo sanno, però vi devo dire una cosa, e qua dovete stapparvi le orecchie. Quando un solo deputato, anche uno solo, che entra all'arse dei Forconi, chiama il popolo, dovete alzare il culo dalle sedie e venire con noi. E non sarà come le volte scorse dove i cittadini protestavano e dove ti minacciano, occhio perché ti arrestiamo, occhio perché ti blocchiamo i conti correnti, occhio perché di qua, perché quando c'è un deputato eletto dal popolo è intoccabile. E i deputati dei Forconi si alzeranno in piedi, chiameranno il popolo e diranno: il tizio non vuole votare per la chiusura della Serit, il tizio non vuole votare per la chiusura della Serit, cosa facciamo? La votate o vi cominciate a prendere tutti a calci nel culo?
visto che questa gente si è dimenticata, dove dovessero essere di nuovo rieletti, si è dimenticata cosa vuol dire la sofferenza. Oggi c'è gente, cari miei, che non arriva più alla fine della settimana, non alla fine del mese. Ci sono padri che si vergognano, che hanno figli e non gli posso dare i 10 euro per andare a scuola perché l'ast con i pullman non passa perché non c'è il carburante. È una vergogna in una terra dove si estrae e si raffina il 42% del prodotto nazionale. E se andate a Priolo, dove c'è un petrolchimico, dove estraggono, uscite fuori dal cancello. A 20 metri c'è un distributore a costo zero, ci potevamo portare a benzina gli secchi a costo zero, sapete quant'è il carburante? A 2,02 euro. E noi siciliani che minchia facciamo? Siamo ancora a guardare? Non è possibile! Ci vuole dignità anche da parte nostra, anche noi abbiamo la nostra responsabilità. E allora bisogna alzare la testa e bisogna chiamare le cose con il loro nome. A chi è ladro dobbiamo dire che è ladro, a chi ricatta dobbiamo dire che ricatta. Io ho sempre difeso, sempre, i forestali in Sicilia, sempre, pur non avendo nulla a che fare con loro, e non ho mai fatto politica in vita mia. Sapete perché? Perché gente ricattata è gente che lavora perché li ha inseriti la politica, e adesso la politica che si è fatta votare per tanto tempo, che intenzione ha di non garantirli più? Questa è gente che tra i 151 giorni che fanno in foresta, che poi ne abbiamo 22.000, tutte queste foreste non ci sono, ma comunque, e la disoccupazione non arriva neanche a 12, 11, 13 mila euro l'anno, significano 1.000, 1.100 euro al mese. Ma noi non dobbiamo pensare che, oh, benedetto tu che ce li hai, perché con 1.000, 1.100 euro al mese non puoi fare nulla. Poco fa sono andato alla stazione dei Carabinieri, perché oggi c'è il comizio Forcone e Podigrillo, non si riusciva a trovare la presa di corrente, no? Devo dire, sono stati egregi. Parlando, ho detto, voi avete gli stipendi da fame. Se un carabiniere si separa, cosa che accade? Si può andare a sparare, perché con quello stipendio comincia a fare rapine, o non sa come fare, scusate. Noi abbiamo chiesto e chiederemo la defiscalizzazione di tutta la vita del siciliano. Io fumo, compro le sigarette, le devo detrarre perché guadagno il tabaccaio, mi compro il giornale di Sicilia, anche se è un giornale di merda, non ha importanza, me lo scarico, compro la rosticceria o la pasticceria, me la scarico, perché, signori miei, ci hanno preso per i fondelli per tanto tempo, le tasse si pagano ed è giusto, civile, è corretto pagarle, ma le tasse si pagano con questa operazione. Io incasso 10, ho speso 8. Una volta si diceva, la mamma manda Pierino, compra 10 mele, ne mangiano 8. Quante mele sono rimaste? 2. Non possiamo dire che dobbiamo adesso nutrirci o nutrire qualcuno con le 8 o 10 mele. Per cui 10 meno 8 fa 2. L'utile è pari a 2, le tasse si pagano sul 2. Questo metterà in moto un'economia enorme. Il nero che fa comodo ai politici, il nero dove sguazzano i politici, finisce immediatamente. Perché io posso anche comprare il pane di Monreale come quello di Corleone per strada, ma se l'amico non ha il POS per segnare che io sto spendendo 0,50 centesimi, io non mi fermo da te, non lo compro, mettiti in regola, pagherà anche tu il 12%, sburocratizzando tutto, perché siamo in un casino di leggi e questa cosa fa ripartire l'economia in maniera importante. Detto questo, sappiate una cosa, che in questo momento siamo arrivati a pagare la soglia del 56,5% di tasse. C'è uno che guadagna 100, paga 56,5. È indecente ed è indecoroso. Mi dicono la gente non vuole pagare le tasse, ma scusatemi, avete mai visto voi da 20 anni a questa parte qualcuno che si è occupato del bene comune, strade, ferrovie? Dal mio punto di vista no. Per questo i Forconi un mese fa sono andati a Messina. Siamo stati tutti al Palazzo di Vetro della Camera di Commercio perché ci è arrivata notizia, anche dobbiamo dire grazie ai giornalisti che ci avvisano
carinissimi, chi c'era alla riunione per il ponte su Messina? Siamo arrivati lì e c'erano tutti gli ingegneri, il Marchetti e quello e quell'altro, e discutevano. Già si sono mangiati 500 milioni di euro senza neanche mettere una pietra. Dopodiché i forconi, con i forconi in mano, in silenzio, siamo entrati e ci sono messi a giro giro nella sala. Si sono cacati sotto, ma non è che abbia fatto nulla. Ogni tanto qualcuno diceva fame, fame, e questi pallidi in viso. A un certo punto ha detto no, ma vi facciamo parlare, e ha parlato Mariano Ferro, che è un uomo come me, che portiamo a presidente della regione, e ha detto una cosa spettacolare. Ingegnere carissimo, lei com'è venuto oggi a Messina? Mi sono venuto in aereo. Hai venuto in aereo? La prossima volta, bello mio, lei deve venire in macchina, in autovettura, e mi deve raccontare che cosa trova dopo Salerno fino a Villa San Giovanni, poi mi deve guardare la qualità dei traghetti e cosa c'è da quest'altra parte. La prossima volta che l'ingegnere venga in auto, a noi servono infrastrutture, strade, abbiamo la linea ferrata. Ingegnere, provi a fare da Marsala a Ragusa, ci vuole una settimana da Vittorina, una settimana, indecente. E questi costruiscono la cattedrale sul deserto. Peraltro l'aspetto dell'isola per me è molto carino, il fatto che uno arriva, scende, va sul traghetto, certo, traghetti migliori, ti prende il caffè, i bambini si rilassano, si riposano, è anche un'attrazione. Non è il ponte che ci fa decollare, è abbassare le tasse, è abbassare il costo del carburante, perché quando le nostre aziende per esportare devono pagare a 2 euro il carburante, ma cosa ti restano? Neanche gli occhi per piangere. Per questo la nostra sarà una battaglia durissima. Noi non siamo violenti, ci dicono che siamo violenti, ci scivola addosso questa cosa, va via, perché non è così, perché la grande violenza è quando tu arrivi a casa e ti accorgi che forse questa sera puoi cucinare per casa tua. La vera violenza è quando apri la sala cinesca e ti accorgi che ti corrono tantissimi soldi, non gli importa a nessuno se incasserai o meno, perché ci sono gli studi di settore che ti dicono che un bar deve fatturare per forza, ma chi cacchio l'ha detto? O che un'impresa con partita IVA deve fatturare per forza, ma non è affatto così. Dobbiamo svegliarci, però loro non si diminuiscono mai nessun importo. In questi giorni abbiamo avuto prova del fatto che i 90 deputati sono uno più indegno dell'altro. Sapete perché? Perché è finita la legislatura, è arrivato un grande pignoramento per l'Assemblea regionale siciliana, i 90 deputati si sono pagati tutti e 90 lo stipendio, grossissimo, dopo mezz'ora hanno firmato il decreto per il pignoramento e gli impiegati dell'Arse, i loro stessi impiegati, non prenderanno stipendio né a ottobre, né a novembre e né a dicembre, e a chi salirà dovrà risolvere questo problema. Sappiate, come io, che più tardi arrivo a casa, cucino, mangio io e dico ai miei figli, ragazzi, voi non dovete mangiare. Questa è gente che va mandata a casa sul serio. A voi dico, andate a votare. Se ciò che i forconi rappresentano come popolo siciliano trasversale, con noi non c'è nessun politico, nessun apparentamento, andiamo da soli, Zamparini ha offerto soldi, lo abbiamo salutato e abbiamo rifiutato, sindaci e ex onorevoli sono avvicinati, li abbiamo salutati e li abbiamo allontanati, andiamo da soli con Mariano Ferro presidente. Se ciò che vi dico lo sentite in cuore, vi sta bene, e la mia faccia questa per voi è segno di garanzia, quando andate a votare, votate il popolo dei forconi, Onofrio Carrubba Toscano, detto Nonò, doppia negazione con l'accento finale. Del resto è facile, entrate e guardate PD, no, PDL, no, ITV, no, vi viene in mente Nonò e lo potete scrivere, ma andate a votare, perché la vita è nostra, dobbiamo gestircela noi e dobbiamo essere padroni della nostra storia. Chi ha causato la crisi non si può proporre per risolverla. Grazie di cuore a Corleone, a quanti sono presenti, una buona domenica e per chi potrà, buon pranzo. Io lascio la parola per un saluto ad Aldo Lamilia. Grazie di cuore, chi vuole i miei facsimili poi si può avvicinare, non chiediamo voti personali a nessuno. Grazie.